La principessa Fringuello. C'era una volta una vedova regina abitava con il figlio, si chiama Principe Falco, nel regno girasole. Loro erano molto contenti fino a regina sposata di nuovo. Il marito si chiama Avvoltoio e lui era antipatico e geloso uomo e lui voleva il principe sarà in prigione in castello a Bosco. La regina non ha avuto altra scelta e il principe è stato in prigione. Principe Falco ha abitato in castello per molti anni. Lui disegnava, giocava a scacchi e guardava i muri. Un giorno la ragazza fa la passeggiata in bosco e incoglia i fiori. La ragazza si chiama Principessa Calandra dal regno di Orchidea. Principessa Calandra mette i fiori nella borsa. Quando lei guarda e vede il castello con la persona nella finestra. Lei è sorpresa, ma lui ha veduto a lei anche. Principessa Calandra grida a Principe Falco: «Ciao, mi chiamo Principessa Calandra!» Ma Principe Falco è troppo lontano e non sente la principessa. «Ciao, come ti chiami?» grida il principe, ma la principessa è troppo lontano e non sente il principe. Loro usano i gesti per parlare, ma questo è molto difficile. Fortunatamente, la strega è in bosco, vede e le vuole aiutare. Lei dice il servitore ha con il libro della magia per il principe. Il libro magia convertire la principessa in fringuello se la pagina gira davanti e la principessa volere a principe. Quando le pagine gira in ordine inverso, la principessa convertire in ragazza di nuovo. Principe Falco e Principessa Calandro usano il libro magia e dopo le settimane sono innamorato. La principessa anche dicono il principe fabbricare la corda per scappare, ma lui sono stata paura. Un giorno, Patrigno Avvoltoio cammina quando lui vede Principessa Calandra con Principe Falco in castello. Lui guarda le converta in la friguello e vola nel bosco. Lui è arrabbiato e lui decide mettere le puntine nella davanzale. Il giorno dopo, quando Principessa Calandra vola in castello per vedere il principe, lei si siede sulle puntine e è ferito. Principe Falco converte la principessa in ragazza di nuovo, ma lei è ferito ancora. Principessa Calandra è arrivata perché lei pensa che Principe Falco ha messo le puntine. Principessa Calandra parte. Principe Falco voglia riparare l'evento successo se lui finalmente decide fabbricare la corda, a detta di principessa. Lui scappa dal castello e vada al casa di strego per aiuto. La strega dica il formula magica per guarire la principessa e dà il gioiello per prova che lui aguarda lei. Principe Falco compia il formula magica e ritorna a castello. In castello lui vede la principessa coglie i fiori di nuovo. Il principe gira le pagine e convirta la principe in la fringuella. Principessa Calandra è molto sorpresa e arrivata e lei vola in castello perché lei voglia sapere perché lui ha corviltatola.
Il principe converte lei in ragazza, ma lei è agitata ancora. Sei il principe di quello lui ha guarito lei e mostra il gioiello di strega come prova. Poi la principessa sa lui dica la verità. Loro scappano il castello insieme. E vanno al regno di principe Falco per il matrimonio. Dopo il matrimonio, la principessa dica a madre di reclusione di principe era terribile. La regina è molto arrabbiata. E rinchiudo avvoltoio nel mastio. Loro evi saranno per sempre felici e contenti. Came on down into the middle of the party and we got cool, we got happy, they went quiet. Oh, yeah. And for them talking about the power of the gospel.